Allora, come abbiamo visto, siamo arrivati all'approvazione delle direttive che sono state redatte sulla base del documento di sintesi e quindi su il sistema di analisi del territorio. Il documento di sintesi è formato da una relazione che si divide in due parti: da un lato il quadro conoscitivo e quindi tutte le analisi del territorio che poi vengono sviluppate all'interno di elaborati grafici che sono allegati a questo documento, e una seconda parte invece che dà degli indirizzi e degli esempi di buone pratiche per la costruzione del progetto. Iniziamo a guardare tutto il quadro conoscitivo, che è la parte che è oggetto di questa presentazione. Come è già stato detto dall'assessore, le analisi non riguardano esclusivamente il territorio di Pordenone, perché comunque Pordenone è inserito all'interno di un ambito intercomunale connesso e che assume significato solo su una lettura complessiva. Infatti la città di Pordenone si caratterizza per una conurbazione forte con il comune di Cornenos e Porcia, e soprattutto il sistema ambientale assume significato solo se letto a scala ampia. Quindi sono stati individuati 8 comuni che partecipano a vario modo alla definizione di questo sistema intercomunale, che ha il suo centro a Pordenone, anche perché è il capoluogo di provincia, quindi svolge un potere attrattivo forte rispetto ai comuni di prima fascia. E quindi si definisce una città che conta circa 130.000 abitanti. E questo è molto importante perché, come si diceva prima, fino a poco tempo fa la pianificazione considerava solo ciò che era intercluso nel perimetro del confine comunale. Invece noi vogliamo dare una visione più ampia per cercare di ottimizzare le risorse e valorizzarle. Questo si vede chiaramente sul sistema ambientale, perché se noi guardiamo esclusivamente il territorio di Pordenone ci sfugge il valore connettivo, ad esempio, del lungo fiume, e anche le aree agricole che all'interno di Pordenone hanno un valore quasi residuale, dato che abbiamo un consumo di suolo molto elevato. In realtà sono ben connesse in un sistema continuativo e quindi hanno un valore di carattere ambientale, e questo è importante e sicuramente da valorizzare. Parallelamente abbiamo anche esaminato tutte le pianificazioni comunali e quindi i vari PRG, e notiamo subito che spesso si riferiscono a obiettivi specifici di carattere comunale e che non considerano i sistemi di margine. Ad esempio, tra Cordenons e Pordenone abbiamo delle criticità che sono date da destinazioni d'uso differenti, quindi da una parte aree produttive e dall'altra aree agricole. E il nostro scopo è proprio quello di andare a individuare quali sono gli elementi critici e gli elementi invece di forza, e quindi di concordare quali possono essere le evoluzioni del territorio, in modo da avere un territorio più efficiente, soprattutto dal punto di vista dei servizi. Per quanto riguarda il consumo di suolo, Pordenone sicuramente si caratterizza per il consumo di suolo maggiore rispetto alla superficie comunale. Ma se dopo noi andiamo a vedere il rapporto tra gli abitanti e il consumo di suolo, ci accorgiamo che in realtà Pordenone è a meno suolo urbanizzato per abitante, e quindi vuol dire che è una città più compatta rispetto alle città di prima fascia, dove si caratterizzano per un sistema di città diffusa, e quindi c'è un alto consumo di suolo rispetto al numero degli abitanti. Per conoscere meglio la città abbiamo ricostruito la sua evoluzione attraverso i piani urbanistici che si sono susseguiti nel tempo. Appunto, il piano Porto Snaoni del 1955 aveva un'area urbanizzata molto contenuta, la strada Pontepana che passava all'interno del centro storico e un sistema infrastrutturale abbastanza limitato. Aveva una popolazione effettiva di circa 30.000 abitanti a fronte di una potenzialità di crescita di 37.000. Nel 69 il piano Cerutti prevede lo spostamento della Pontepana verso l'esterno e una progressiva densificazione dell'area urbanizzata.
la popolazione cresce da 30 a 45 mila abitanti circa. Nell'86 viene fatto il piano Zuccato che densifica le aree in prossimità della nuova strada Pontebana e vede ulteriormente crescere la popolazione arrivando a una quota di circa 50.000 abitanti. La crescita prevista da questo piano è di 75.000, quindi c'è un forte discostamento tra quella che è la crescita effettiva della città e la crescita prevista dal piano stesso. Chiaramente con questo piano si vede iniziare lo sviluppo dell'area industriale, viene costruito il primo tronco dell'autostrada verso Porto Gruaro e abbiamo un assetto infrastrutturale che va stratificandosi sempre più. Con la variante del 2000 vediamo la città ulteriormente espandersi pur perdendo popolazione, perché da 50.000 scendiamo a circa 48.000 abitanti. Abbiamo in modo particolare il completamento dell'area industriale, il completamento dell'asse infrastrutturale delegato all'autostrada e lo sviluppo dell'area commerciale sulla strada Pontebana. La crescita prevista da questo piano è sempre confermata a 75.000 abitanti, proprio perché la previsione di questo piano era comunque una previsione di crescita espansiva. La variante attuale, la variante 77, ha visto il consolidarsi del tessuto edificato e in qualche modo crescere il livello di popolazione da 48.000 a 50.000 abitanti, una crescita che è molto meno rapida rispetto alle previsioni del piano precedente, e proprio per questo questa variante riduce la crescita abitativa all'interno della città, portando un dato di 61.000 abitanti, quindi c'è una riduzione di crescita urbana da 75 a 61.000 abitanti. Abbiamo poi analizzato nel dettaglio quelle che sono le previsioni urbanistiche contenute all'interno della variante 77 al fine di capire il suo stato di attuazione. Abbiamo visto che dal 2011 ad oggi sono stati sviluppati alcuni interventi di trasformazione del territorio che si possono in qualche modo ricondurre a circa 31 ettari di suolo urbanizzato nuovo. Questa è una crescita che ha rallentato notevolmente rispetto ai piani precedenti, chiaramente per da un lato l'avvicendarsi della crisi, dall'altro per una progressiva stabilizzazione degli abitanti al suo interno. Rimane una capacità edificatoria residua che corrisponde circa all'1,3% della superficie territoriale complessiva del territorio comunale. Chiaramente su questo dato il nuovo piano sarà chiamato a confrontarsi per capire la possibile strategia di sviluppo che la città potrà avere nel suo prossimo futuro. Un dato molto importante è quello legato al calcolo dello standard urbanistico pro capite e alla disponibilità di servizi. Vediamo che Pordenone ha uno standard pro capite di circa 45 metri quadri abitante, un dato di gran lunga superiore rispetto alla media delle città italiane di analoghe dimensioni. Questo è un punto molto importante per il nuovo piano, perché il nuovo piano sarà chiamato a incrementare ulteriormente questo dato o quantomeno a confermarlo sviluppandone le potenzialità. Come si diceva prima, in questo percorso di analisi è stato calcolato il consumo di suolo del comune di Pordenone, un dato molto sensibile sulla quale le direttive si sono espresse in modo molto specifico rispetto a questo tema. Vediamo che il consumo di suolo di Pordenone è di circa 59% rispetto a tutta l'area comunale. Questo dato è da suddividere in due sottodati principali: la superficie urbanizzata intesa come superficie che è stata costruita in tutti questi anni a Pordenone e la superficie destinata alle infrastrutture, quindi tutte quelle aree che sono utilizzate per l'assetto infrastrutturale generale della città legato sia al movimento delle persone che al movimento delle merci. Scusate. Un altro dato molto importante riguarda appunto le aree soggette a vincolo idrogeologico, di cui si diceva prima. Queste aree sono
caratterizzano circa il 53% del territorio comunale, all'interno del quale circa il 35% di questa superficie è edificata. Quindi il nuovo piano sarà chiamato a esprimere delle nuove linee di indirizzo per la messa in sicurezza di queste aree e per il contenimento dello sviluppo all'interno delle aree soggette ad incendio. Chiaramente il confronto tra il dato del consumo di suolo e l'area di vincolo PAIDA consentirà al nuovo piano di definire una nuova linea di assetto del territorio che garantirà tutte le invarianti che sono contenute nel documento di direttive. Un'analisi dettagliata, più legata appunto alla nostra sensibilità, è stata fatta rispetto ai tessuti urbani, a partire dalla vetustà del patrimonio edilizio. Questi dati ci provengono dall'Osservatorio Provinciale delle Politiche Abitative e delineano sia per il patrimonio edilizio pubblico che per quello privato una vetustà abbastanza elevata degli edifici all'interno del Comune di Pordenone. Infatti la prevalenza dell'edificato di Pordenone ha un'età media compresa tra i 40 e i 50 anni. Questo chiaramente richiederà specifiche politiche di rigenerazione e recupero del patrimonio edilizio, soprattutto legate all'efficienza energetica e al risparmio delle risorse. Questi tessuti urbani chiaramente compongono tutta l'area urbanizzata di Pordenone, in particolare ci ha colpito un tessuto che riguarda chiaramente abbiamo lo sviluppo del tessuto urbano compatto, matrice storica che caratterizza i centri storici, abbiamo il tessuto a prevalenza di edifici plurifamiliari isolati che caratterizza la maggior parte delle aree esterne alla città, le periferiche, si parla di circa un 60% di area urbanizzata caratterizzata da questo tipo di tessuto. Il nuovo piano sarà chiamato proprio a riflettere sulla struttura di questo tessuto urbano proprio per dare quel livello di densità tale da creare l'effetto città. Un tessuto che riteniamo molto, molto importante riguarda appunto quello di alta densità di impianto unitario, all'interno del quale ci sembra mancare ancora una struttura forte degli spazi pubblici, soprattutto in relazione ai servizi. Da questo punto di vista chiaramente sarà necessario che il nuovo piano metta in atto delle politiche di recupero. Particolare importanza hanno poi tutte le aree industriali dismesse, in modo particolare il sistema che si attesta sul Nuncello, quindi tre ex cotonifici sui quali stiamo riflettendo con gli uffici tecnici comunali per capire in che modo ad esempio gli usi temporanei possono caratterizzare o connotare questo tipo di edifici che di fatto rappresentano dei grandi recinti urbani all'interno del quale la città non può fruire di questi spazi. Parallelamente all'analisi dei tessuti abbiamo esaminato anche i sistemi, soprattutto i sistemi identitari, cioè quelli che hanno caratterizzato l'evoluzione del territorio e che sono identificativi per Pordenone. In particolare i nuclei storici, che questo non vuol dire che riguardino solo nuclei storici di alto valore architettonico, ma sono i nuclei originali di Pordenone, quindi il nucleo storico centrale, ma anche Rorai, Torre, Borgo Meduna, che rappresentano dei subsistemi che hanno una forte identità per gli abitanti. E anche parallelamente anche il sistema delle acque e il sistema agricolo, che è stato il primo sistema produttivo di Pordenone. Cioè Pordenone fino agli inizi dell'Ottocento era un sistema che si basava sull'agricoltura e ha determinato la sua prima evoluzione. Alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, invece si è sviluppato la prima rivoluzione industriale che ha coinvolto il tessuto di Pordenone e si sviluppava lungo il Nuncello e i suoi affluenti, perché comunque l'acqua era il sistema energetico che veniva sfruttato per i processi produttivi. E quindi oggi vediamo chiaramente che ci sono due fasi differenti, due sviluppi industriali che hanno caratterizzato Pordenone in
in anni totalmente diversi, il primo appunto lungo le acque e gli altri invece che in epoche più recenti si sono attestate lungo le grandi vie di comunicazione, quindi autostrade, ferrovie. E altro sistema che è un sistema che caratterizza in modo forte la città di Pordenone è il sistema dei parchi, perché è un sistema di parchi di qualità e ben integrato all'interno del sistema urbano complessivo. Infatti taglia in due il tessuto residenziale. Tutti questi sistemi partecipano a delineare quali sono i componenti strutturali, ovvero le linee guida che ci servono per la costruzione del progetto, che vanno messi in relazione con le invarianti che sono state individuate all'interno delle direttive. Quindi ci sono delle invarianti che sono intenti progettuali e delle invarianti territoriali, cioè segni del territorio che devono essere mantenuti e che sono gli assi ordinatori per il progetto della città. E quindi, oltre ai sistemi che abbiamo visto prima, ricordiamo tutto il sistema vincolistico, perché comunque determina in modo forte le possibilità di riorganizzazione della città, ma anche il sistema viabilistico e il sistema del centro storico, non inteso solo come centro storico dal punto di vista degli edifici, ma come polo attrattivo e quindi elemento centrale della città. Per quanto riguarda il sistema della mobilità, abbiamo voluto evidenziare come prima analisi quali sono i nodi critici, quindi quali sono gli assi stradali e pedonali che si caratterizzano per elevate criticità. Quindi abbiamo raccolto tutti i dati sul numero di incidenti che riguardano sia gli assi che le intersezioni. E questo ci dà un quadro complessivo che ci fa riflettere su quali possono essere le azioni necessarie per razionalizzare la rete e quindi quali possono essere le prime indicazioni che poi il piano della mobilità, che è un piano parallelo al PRGC, dovrà tenere conto, ma anche i limiti nell'evoluzione del tessuto urbano nei punti più critici. Parallelamente a questo sono state analizzate ovviamente i percorsi ciclopedonali, perché per noi è una priorità riuscire a incentivare una mobilità sostenibile e Pordenone si caratterizza per un alto numero di percorsi ciclopedonali. Qui abbiamo fatto una somma sia dei percorsi in sede che misti, quindi non totalmente separati dal sedime stradale, ma quindi solo disegnati. E complessivamente ha una copertura di 35 km. Il progetto dovrà andare a potenziare, ma anche a razionalizzare, cioè a creare una rete che possa connettere i principali poli e servizi, perché questo è il dato solo quantitativo non è sufficiente, perché in realtà la disposizione della rete all'interno della città cambia il modo di viverlo e quindi se vogliamo una mobilità sostenibile dobbiamo dare priorità alle connessioni tra i principali poli servizi, quindi scuole, centro storico e i tessuti magari più periferici. Per la prima volta abbiamo cercato di fare delle analisi approfondite anche sul sistema delle aree non costruite e quindi siamo usciti dalle solite analisi che riguardano esclusivamente il sistema dei servizi. Mi abbiamo riconosciuto all'interno delle presenze ambientali un servizio che questo fa all'intera città e quindi siamo andati a quantificarlo e a verificare la qualità, perché anche le aree agricole che tradizionalmente non sono considerate come un servizio pubblico in realtà svolgono un ruolo fondamentale all'interno della città, mitigano gli effetti del costruito e rappresentano l'elemento ambientale più prezioso. E quindi sulla base delle tipologie delle aree libere, quindi quelle non costruite, siamo andati a costruire un sistema di valutazione che riguardano tre componenti, il componente suolo, componente acqua e componente aria.
In particolare sulla componente suolo abbiamo valutato, per ogni componente abbiamo valutato due diversi indicatori, quindi il valore delle aree libere rispetto alla biodiversità, quindi il valore ecosistemico che hanno rispetto all'uso e alla presenza di fauna e flora. E quindi abbiamo dato dei valori che va da molto basso a molto alto per creare dei dati il più possibile verosimili. Ci siamo basati sulle metodologie che ha applicato la regione Friuli Venezia Giulia, che abbiamo adattato poi alle esigenze locali. Il secondo indicatore sono le attività ricreative, quindi tutte quelle aree libere che oggi per normativa svolgono una funzione pubblica e quindi sono fruibili da parte dei cittadini. In questo caso è un'analisi quantitativa. Oggi abbiamo definito circa 40 ettari di aree che sono a disposizione della cittadinanza. Abbiamo escluso tutte quelle aree che, pur non essendo recintate come le aree agricole o che hanno dei percorsi ciclopedonali all'interno, ma non sono riconosciuti in modo, non sono disciplinati come parchi pubblici. Per quanto riguarda la componente area, abbiamo valutato il ruolo che svolge sulla qualità, sulla protezione della qualità delle acque sotterranee e superficiali. Per quanto riguarda le acque sotterranee, abbiamo individuato tutte le aree del territorio che si caratterizzano per un'alta permeabilità e quindi funzionano da filtro per le acque che si immettono nel sottosuolo. Inoltre abbiamo considerato anche tutte le fasce di rispetto dei pozzi e delle zone delle risorgive, mentre per le acque superficiali abbiamo considerato tutte le zone di influenza fluviale, quindi quelle aree che il FAI riconosce come aree F, e tutte le zone di influenza dei canali superficiali. Anche in questo caso sono due analisi quantitative. Per la componente area invece abbiamo considerato due indicatori e abbiamo dato delle indicazioni di tipo qualitativo, quindi il primo indicatore è la mitigazione del microclima urbano. All'interno delle città compatte esiste il fenomeno delle isole di calore, quindi c'è un innalzamento della temperatura media e che può essere mitigato con la presenza di aree verdi. E viene mitigato a seconda delle tipologie delle aree, quindi le aree piantumate riescono a mitigare meglio e quindi sono più efficaci, mentre le aree agricole svolgono un ruolo minore. Quindi sulla base di questo abbiamo considerato tutte le aree libere che sono intercluse all'interno del tessuto consolidato e siamo andati a valutarne in una scala che va da molto basso a molto alto. L'ultimo indicatore è il sequestro di carbonio, quindi la funzione di filtro per l'area che riescono a svolgere le aree piantumate, e anche in questo caso a seconda della tipologia di piantumazione siamo andati a individuare un valore che va da molto alto a molto basso. Abbiamo messo a sistema tutte queste analisi e quindi abbiamo preso tutti gli indotti significativi che le varie analisi avevano evidenziato e li abbiamo sovrapposte e si evidenzia che in realtà le aree centrali, quindi quelle lungo il Noncello e il sistema dei parchi urbani, sono quelli che oggi garantiscono un maggior servizio ecosistemico alla città. Questa, diciamo, che è la carta che sarà la base dei progetti di riqualificazione ambientale che verranno adottati durante l'iter del piano.